Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Dunque, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a sabato 16 gennaio 2021. Abbiamo ascoltato la prima lettura tratta dalla lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetti 12-16. La parola di Dio è viva. Solo la parola di Dio è viva, può essere viva. Efficace, più tagliente, che penetra fino al punto di divisione dell'anima, fino alle giunture delle ossa, che discerne i sentimenti, i pensieri del cuore. Ed è proprio quello che stiamo trattando in questi giorni, il tema del discernimento, del portare alla luce i sentimenti, i pensieri del cuore. Sapete, ci sono persone che non sanno parlare dei loro sentimenti. È una grande povertà questa. Non sono capaci. Da una parte probabilmente perché nessuno ha mai insegnato loro a parlare dei loro sentimenti. Hanno paura, hanno vergogna, sono imbarazzati. E dall'altra parte non sanno neanche come si fa. Non sanno proprio riconoscerli. Non li sanno vedere, non gli sanno dare un nome a questi sentimenti. Non li sanno trovare. Avvertono qualcosa, ma allora, da una parte, non sono stati forse educati a questo, e dall'altra, probabilmente anche loro non avranno investito molte energie per imparare a farlo, a mostrare i sentimenti, a rivelare i pensieri profondi, i pensieri del cuore. Ed è lì che va la parola di Dio. Però ovviamente bisogna che ci sia un terreno capace di accoglierla, un'apertura interiore, una disponibilità, una voglia. Noi parliamo di tante cose. Noi parliamo praticamente di tutto. Noi parliamo in continuazione. Parliamo e sparliamo. Ma parlare dei sentimenti e parlare dei pensieri del cuore, questo non è così comune. E noi dobbiamo imparare a farlo. È importantissimo. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, dice la lettera agli Ebrei. Tutto è nudo e scoperto agli occhi del colui al quale dobbiamo rendere conto. Attenti, non dice dovremo, ma dobbiamo. Perché noi ogni giorno, ogni istante dobbiamo rendere conto a Dio. E davanti a Dio tutto è nudo, tutto è scoperto, tutto è manifesto.
Ci sono persone che non sono capaci di dire ti voglio bene. Ci sono persone che non sono capaci di dire ti amo. Che non sanno dire alla persona che hanno sposato, al figlio, alla figlia, al papà, alla mamma, all'amico, non sanno dire perché è prezioso per loro, perché è un dono. Non sanno dire, quindi non sanno riconoscere l'unicità di quella presenza nella loro vita. Non lo sanno dire, non lo sanno scrivere. Non lo dicono mai. Lo danno così tanto per ovvio e per scontato che non lo dicono mai. E voi capite che una realtà che non si nomina diventa anonima. A un certo punto si perde. E allora è proprio su questa strada che vogliamo proseguire la nostra lettura del libro L'inconscio spirituale di Jean-Claude Larcher, che sta trattando proprio il tema della confessione e della direzione spirituale. Nei giorni scorsi abbiamo visto come l'ha trattato bene fin qui, no? Ha spiegato molto bene. Per ora sta spiegando la meravigliosa grandezza della direzione della confessione. E scrive: la portata terapeutica della confessione è tanto maggiore quanto più nella sua forma tradizionale la confessione non si limita a essere un'elencazione secca e stereotipata di un catalogo di peccati più o meno artificialmente predisposto. Capite? Non è semplicemente ho fatto, detto, fatto, detto, fatto, detto. E magari sempre quello che si ripete, no? Ma il penitente confessa spontaneamente, in maniera diretta e viva, bella questa espressione, il penitente confessa spontaneamente, quindi nessuno costringa o spinga altri a confessarsi, eh? Il penitente confessa spontaneamente, in maniera diretta e viva, cioè sentita, chiara, immediata, di facile comprensione, i suoi peccati e le sue deficienze, riferendo nel confessore anche le circostanze perché sappia meglio capire e quindi meglio dargli consigli più appropriati al suo stato. Capite? Bisogna essere precisi nel confessare i peccati, non perché il confessore ha delle curiosità morbose o perché vogliamo fare i rigoristi, i fondamentalisti, i dogmatici, i dottrinalisti e quant'altro. No, ma ce lo dice bene questo professore, perché più tu sei preciso, circostanziato, più il confessore potrà capire meglio e darti consiglio appropriato al tuo stato. Capite? Cioè, se noi ci nascondiamo, è come andare dal dottore. Se io non dico tutta la mia situazione, è chiaro che lui mi darà dei consigli che sono sbagliati, perché si farà un'idea in base a quello che io dico. Se io dico poco, se io dico male, se io non dico tutto, se io nascondo, è chiaro che anche la terapia sarà sbagliata, sarà poca, male, oscura. Ma oltre a ciò, scrive, chi si confessa informa il sacerdote anche di tutto quello che gli dà preoccupazione. Pensate. Gli espone in maniera libera e naturale tutti i suoi problemi, tutte le particolari difficoltà che può incontrare nell'esistenza quotidiana. Gli accenna anche ciò che l'inquieta, che lo angoscia, che lo ossessiona. Gli rivela le sue paure, le sue sofferenze. Gli espone al meglio i suoi stati di animo. Gli confida le sue debolezze, gli apre la sua personalità, gli mette davanti tutta la sua vita con tutte le sue mancanze e imperfezioni. Pensate, che bella una confessione fatta così. Che bello quando decido di aprire completamente tutto il mio castello interiore, dove l'altro può vedere bene ogni singolo dettaglio.
E quindi posso portare in confessionale i peccati, devo, ma anche tutti quegli aspetti di me che magari non sono peccati, però sono qualcosa che ha bisogno di essere guarito, purificato, sistemato. Prosegue, una tale apertura è resa più facile al penitente dalla sua certezza di beneficiare della misericordia divina, ma anche dall'atteggiamento di ascolto che il confessore deve premurarsi di manifestargli visibilmente e dalla compassione di cui deve dare prova. Quindi, perché mi apro? Ma mi apro perché so che il Signore mi ama e mi perdona. Anzi, a me verrebbe da dire, più noi mostriamo il nostro male, e più la misericordia di Dio lo risolve, lo scioglie, lo guarisce, lo risana. E poi anche l'atteggiamento del confessore, che deve essere quello di ascolto e anche di compassione. Perché effettivamente ci sono situazioni dove si vivono croci, sofferenze veramente drammatiche. Dovere del confessore, scrive, è infatti mostrarsi estremamente attento a tutto ciò che gli viene riferito e non dare giudizi su chi a lui si apre. Deve lasciargli la più ampia libertà di espressione e farsi incontro a lui con grande dolcezza e pazienza. Questo testo è un esame di coscienza anche per i sacerdoti, eh? Perché, sapete. È facile sentire la stanchezza, soprattutto magari dopo 2 ore che sei lì o 3 ore che sei lì, a un certo punto cominci proprio a... Ed è facile quindi perdere di stile su queste cose così importanti come l'attenzione, come la pazienza, come l'andare incontro, come la dolcezza, come... Perché purtroppo alle volte la pazienza si perde, quando poi si è stanchi ancora di più, perché magari non tutti i penitenti sono, come dire, malleabili facilmente, quindi... capite che la confessione richiede tanta ascesi al penitente, ma anche tanta ascesi al sacerdote. Anche il confessore deve pregare prima di entrare in confessionale, perché ha bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo, della Vergine Maria, per essere all'altezza del suo compito. Prosegue, inoltre, i confessori santi danno prova, mentre ascoltano i mali che vengono loro rivelati, di profonda compassione, realmente spartendo con la persona che stanno ascoltando le sue difficoltà e sofferenze, e invisibilmente manifestano l'amore spirituale che provano per essa, come il padre davanti al figlio prodigo, immagine del Cristo a fianco del buon ladrone. Ecco, sì, ci sono questi momenti veramente molto belli dove si hanno davanti delle persone che si vede che hanno un bisogno radicale del perdono di Gesù, che sono veramente pentite, che hanno compreso la portata enorme, grave del loro peccato. E quello è proprio il momento dove il sacerdote può sperimentare il suo essere immagine del Padre Celeste, dove il sacerdote è chiamato a manifestare questo amore profondo di Gesù per colui che sta tornando alla casa del Padre. E quindi vivere proprio quel momento con tutta la solennità del caso. Sono delle volte che proprio a motivo, in nome di questa grande compassione, di questo grande andare incontro,
di questo grande amore, proprio quell'atteggiamento fa sciogliere il penitente, dopo che ha detto quello che deve dire, fa sciogliere il penitente in un grande pianto liberatorio. Cioè, prima è come se fosse lì tutto tirato, in attesa di sentire una sentenza quasi di morte. E quando vede che gli viene incontro questa grande compassione, questa grande pietà, fatta di verità, cioè le cose chiamate col loro nome, e allo stesso tempo fatta di grande accoglienza, di grande speranza, ecco che la reazione prima è questo sciogliersi in un pianto profondo, che è un pianto liberatorio, capite? È un pianto di gioia di colui che si vede veramente riammesso. Sono, credo, le esperienze più belle che possono capitare a un sacerdote. Questo amore, ben lontano dall'essere opprimente e invadente, scrive, è fatto della dolcezza, della discrezione, della grazia consolante e materna del Paracleto e copre di balsamo ristoratore il cuore ferito e straziato del peccato, dal peccato. Quindi vedete, un amore delicato, non opprimente e non invadente. E io aggiungo che non lega a sé. Uno deve sentirsi sempre libero di andarsi a confessare da chi vuole. Di dolcezza e di discrezione. Saper stare al proprio posto. E tutto questo di fatto è un balsamo. È un balsamo sul cuore ferito. Questo atteggiamento del sacerdote, scrive, dà vita a quel clima di indispensabile confidenza che è necessario per l'efficacia della terapeutica e rende possibile una comunicazione di grande qualità, che al penitente permette di non avere timori né reticenze ad aprire la sua anima quanto più completamente possibile e a ricevere nelle migliori condizioni le cure adeguate al suo stato. Io devo proprio confessare con molta semplicità che il Signore mi ha donato lungo la vita dei confessori che mi hanno proprio permesso di vivere questa dimensione. Dal vescovo di cui vi parlavo, di quando ero bambino e via via, sempre più avanti, ho praticamente sempre incontrato dei sacerdoti con i quali poi, fino ad arrivare a mio padre spirituale, che l'ho tenuto per 17 anni, fino a quando poi è morto, dove quasi era bello, capirete cosa voglio dire, no? Il senso della parola, ma quasi era proprio bello raccontare tutto. Anche i piccoli pasticci, i piccoli grandi pasticci che uno combina, anche le cose che uno non, che uno capisce che era meglio evitare, che, insomma. Però è bello perché senti che ne puoi parlare. Ripeto, sempre dentro a una grande precisione, a un grande rigore. Cioè, il male io non me lo sono mai sentito chiamare bene. Non ho mai avuto sconti. Il male è male. Ma dentro a questo rapporto di grande disponibilità. E qui vorrei dire una parola, permettetemela perché guardate, la ritengo la cosa più una delle cose più importanti da dire. E spero di non commuovermi, però
perché già il pensarla mi suona molto dentro perché mi ha segnato tanto. Io credo che, ma non so, magari sbaglio, non lo so se sbaglio, può darsi, ve la dico così come ce l'ho nel cuore perché è un po' la mia esperienza. Io credo che anche quando andavo in carcere in quei 6 anni, credo che l'aspetto più importante per un confessore, per un sacerdote, è la disponibilità, è l'esserci. E il Signore mi ha fatto la grazia dolorosissima di vedere che cosa può provocare la mancanza di disponibilità. Io devo dire su di me, anche qui, io ho avuto invece la grazia di incontrare sempre delle persone veramente, da questo punto di vista, meravigliose, sempre tanto disponibili, tanto disponibili. Un confessore, un sacerdote deve essere disponibile sempre, mi verrebbe da dire H24, cioè. Una disponibilità notte e giorno, no? Cioè nel senso, ma non per le stupidaggini, perché ci sono dei momenti della vita dove ci sono delle situazioni che ti prendono alla gola, dove ti spaventi, dove fai delle pasticciate grosse e hai bisogno di qualcuno che sai che c'è sempre, che sai che puoi andare sempre, che non lo disturbi mai, perché comunque ti accoglie magari. Se anche un po' brontolo, già ti dice: ma cosa sei qui a fare? Oppure, ma a quest'ora arrivi? Ma cosa è successo? Di fatto, però, la porta è aperta, quella porta è sempre aperta e ci puoi sempre arrivare. In carcere mi ricordo che un detenuto che avevo preparato, io non ero sacerdote, ero studente di teologia, che avevo preparato per il sacramento della confessione. E aveva una situazione veramente molto brutta, molto dolorosa. Per quasi un mese è andato avanti a chiedere il confessore, ma il confessore non è mai arrivato. Mi ricordo che allo scadere del mese, quando io sono ritornato il sabato dopo e ho sperato tanto che fosse andato, sono andato là e ho detto: allora è venuto? Che gli avevo fatto presente, avevo sollicitato, ma per X ragioni non era andato. E lui si è alzato, mi ha guardato e mi ha detto: non ho più bisogno di un prete. Digli di non venire più, perché io non mi confesserò più. Sono passati tanti anni da questo incontro e io non l'ho mai più dimenticato. Per cui mi sono proprio ripromesso di. Ho confessato ovunque, guardate, di non dire mai di no. E mi è capitato proprio di confessare veramente ovunque. Così come accadde che un ragazzo una notte suonò a un sacerdote per essere confessato. E il sacerdote mi ha risposto: no, adesso no, ripassa domani mattina perché è troppo tardi. Quel ragazzo ha tanto supplicato, ha tanto chiesto, ha tanto fatto, ma non c'è stato verso. E il giorno dopo l'hanno trovato galleggiante sul fiume, si era buttato giù dal ponte. La disponibilità. Noi non conosciamo i tempi di Dio. E quando una persona ti dice: ho bisogno di confessarmi,
Guardate, bisogna esserci perché questo dono non ce l'hanno tutti, non tutti possono assolvere e noi siamo stati ordinati per questo. Non tanto tempo fa mi è capitato di passare davanti a una chiesa importante, grande, alle 7:30 del mattino, 7:30 scoccate. E la chiesa era chiusa. Alle 7:30 del mattino la chiesa era chiusa. Non so, ecco, quando tu cercavi il santo curato d'Ars, dov'è che lo trovavi? In chiesa. Dov'è che lo trovavi? Era lì. Era lì. Uno deve poter sapere che se ha bisogno c'è. Qualcuno che lo può liberare dal peccato, dal male, perché il peccato è una cosa seria, una cosa che è costata la vita di Cristo. Se non è serio questo, che cosa è serio? Quindi non solo, io non so se qualche sacerdote ascolterà mai oggi o tra 100 anni o quando sarà, per caso, per sbaglio, ascolterà mai questa meditazione. Ma se ce ne fosse anche uno solo che lo ascolterà, gli direi: non solo non dobbiamo mai negarci, non solo non dobbiamo mai rimandare una confessione, non solo non dobbiamo mai dire ripassa, stessimo mangiando, stessimo facendo qualunque cosa. È vero, uno dice, ma non poteva venire in un altro momento perché non è venuto prima, ma non può venire domani, tutto vero. Ma mai rimandare. Poi gli potremmo dare una tirata d'orecchie e dire però la prossima volta, insomma, non venire a quest'ora, preparati meglio, vieni in un orario più opportuno, tutto quello che volete, ma dopo. Dopo. E dopo forse capiremo che non poteva essere diverso che così. Che la nostra vita, che noi non siamo degli operai che alla sera mettono giù il secchio e vanno a casa a dormire e mangiare. Noi siamo preti sempre, mattina, mezzogiorno, sera, notte, sempre. Quindi non solo mai rimandare, ma far sapere che siamo disponibili, che ci siamo. Quando noi facevamo le adorazioni eucaristiche notturne, confessavamo di notte. Io mi ricordo che c'era una quantità di gente che veniva a confessarsi che non si fermava mai quel flusso. E anche quando si confessavano le 3 di notte, le 4 del mattino, quante grazie che accadevano in quelle vite. Noi abbiamo questo potere che ci è stato dato senza merito di sciogliere, di liberare dal peccato l'uomo, di rimetterlo in grazia di Dio. È un potere meraviglioso. Ebbene, non è nostro, non è nostro. E quindi non dobbiamo comportarci come se fosse una cosa nostra, una proprietà privata, ma siamo amministratori e quindi dobbiamo essere disponibili sempre, 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 sempre disponibili, sempre capaci di dire di sì, anche se questo costa, anche se alle volte veniamo usati, anche se, e mai banalizzare, mai prendere in giro. Mai deridere perché incontriamo sensibilità diverse alle nostre. E noi non sappiamo cosa c'è nel cuore di una persona, però
E appunto, come dice il testo, dobbiamo dare le cure migliori e adeguate. Ecco, quindi chiediamo alla Vergine Maria la grazia di sacerdoti sempre più all'altezza del loro ministero e di penitenti sempre più coscienti dell'importanza di questo sacramento. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.